Riparte il campionato di eccellenza Marche con una nuova formula dopo lo stop per Covid che ha lasciato la regione senza calcio giocato per quasi 5 mesi. Le 12 formazioni che hanno accettato di riprendere l'attività sono state divise in due gironi e le picene Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Pirotta Mare e Porto d'Ascoli sono state inserite nel girone B. I biancocelesti guidati da mister Davide Ciampelli sono una delle favorite a contendersi la vittoria del campionato. Capitan Matteo Sensi parla di come arrivano i rivieraschi all'esordio contro il Val di Chienti Ponte. Come arriva il Porto d'Ascoli? Sicuramente con tanta voglia, con la consapevolezza che in questi mesi sia da parte della squadra che dello staff, della società, si è cercato di fare tutto il possibile per arrivare a preparati, perché comunque sia noi ci abbiamo sempre sperato e sempre creduto a questa ripartenza. Quindi abbiamo cercato di fare tutto il possibile per farci trovare pronti. Adesso ce lo dirà il campo se quello che abbiamo fatto fino adesso è stato giusto. Noi, ripeto, arriviamo con la consapevolezza di aver lavorato bene, sia da un punto di vista fisico nel periodo in cui si dovevano fare solo allenamenti individuali, sia da un punto di vista tecnico-tattico, comunque dopo quando ci hanno dato la possibilità di allenarci come squadra. Quindi poi vedremo domenica come siamo arrivati. Il difensore centrale apprezza anche il nuovo format del campionato. Lo trovo equo perché probabilmente ripartire da dove eravamo arrivati con alcune esclusioni di alcune squadre non sarebbe stato giusto, oppure disputare un solo girone d'andata. Credo che così, con questo tipo di format, sia più equilibrato e sia più giusto comunque, perché si disputa sia la gara di andata che di ritorno e poi gli eventuali playoff, quindi credo che sia un format azzeccato. Ultimo pensiero è rivolto al primo avversario stagionale, il Val di Chienti Ponte. Sicuramente arriverà una squadra che anche loro è entusiasta della ripartenza, con tanta voglia di venirsela a giocare. Per quello che mi ricordo, però non so se hanno cambiato, se sono sempre gli stessi che abbiamo affrontato anche alla prima di campionato a settembre. Hanno degli attaccanti veloci, hanno un centrocampista molto bravo che fa girare la squadra, però ti ripeto, adesso quello che vale sulla carta, poi non so se in campo sarà effettivamente così, quindi sarà un po' una sorpresa per noi questa ripartenza. Cerchiamo di farci trovare pronti.